Liberi.tv, Riccardo Cristiano, nuova puntata di Chi ci capisce a noi due bravo, in compagnia del mitico Antonio Saffioti e di Riccardo Cristiano. Un saluto a tutti i nostri amici web ascoltatori. Buon sabato santo a tutti. Bene, vedi, abbiamo fatto pure un lancio tipo radio, molto radiofonico. Questa volta, visto che è sabato santo, di cosa parleremo secondo voi? È la Pasqua, ecco. Certo. Poi noi sappiamo che Antonio è un è cattolico, praticante, credente, e comunque a tutto tondo fa l'apostolo in giro per la città di Lamezia e non solo. Adesso vedi, con internet sei un apostolo virtuale, quindi dispensi la buona novella. Quindi dai, io sai che faccio? Ti lascio la parola, poi io magari mi intrometto nel discorso, anche perché ho delle cosette da dire che non sono proprio attinenti alla Pasqua, però parlano sempre di novelle, di sorprese, di cose belle, cose brutte, e tutto comunque lo possiamo ricollegare sia alla Pasqua cattolica che quella, diciamo, religiosa, ma c'è anche la Pasqua delle uova di Pasqua, queste cose pagane create così. Quindi, quella dolce. Quella dolce, bravo, la Pasqua dolce. Poi comunque mia nonna mi raccontava anche un po' l'origine delle uova tanti anni fa. Io quando ero bambino dalle suore, io ho fatto le suore a Via Tommaso Fusco, noi quando eravamo bambini decoravamo le uova e ci raccontavano sempre la storia di queste uova di Pasqua, che erano comunque l'uovo, il simbolo della vita, il simbolo della rigenerazione, comunque qualcosa di positivo, e quindi l'uovo, almeno dal punto di vista pagano, aveva anche questa valenza. Ma io non voglio dire nulla, perché questa è il tuo intervento sulla Pasqua, quindi io lascio la parola a te e ti lascio insomma con quello che insomma andremo a dire su questa Santa Pasqua. Allora, prima di iniziare vi auguro pure buona Pasqua, visto che siamo vicini. C'è da dire che la Pasqua, come tutti sanno, nasce come festa ebraica, chiamata Pasqua ebraica, e poi diventa Pasqua anche cattolica. La Pasqua ebraica viene chiamata Pesach, in aramaico Pasà. L'aramaico, ricordiamo che l'avevo parlato ai tempi di Gesù. La Pasqua ebraica riunisce due riti, quella dell'immolazione dell'agnello e poi il rito del pane azimo. Diciamo subito che l'immolazione dell'agnello a noi non ci piace, perché non vogliamo immolare questi poveri animali, anche se per gli ebrei è un rito sacro, questo noi diciamo di lasciarli stare gli agnelli. Poi la messa in questi giorni sono stati fatti diversi murales contro l'uccisione degli agnelli durante la Pasqua. E poi, come tutti sapranno, la Pasqua ebraica ricorda l'esodo del popolo ebraico dall'Egitto. Quindi anche nella Pasqua ebraica c'è questo senso di passaggio a nuova vita. La Pasqua cristiana invece è la solennità più importante della religione cattolica. Si celebra quindi la resurrezione di Gesù e la nuova alleanza tra noi e Gesù attraverso l'avvento di Gesù nel regno dei cieli, nel regno di Dio. Nel Vangelo la Pasqua viene ricordata sia nella prima lettera ai Corinzi che anche nelle
famosa pagina dedicata alla passione di Cristo da i quattro evangelisti. Ma esempio nella lettera ai Corinzi c'è scritto così: Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto e risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Quindi già questo parte della lettera ai Corinzi la dice tutta. Ma non c'è da dire che oltre ai Vangeli, dei quattro evangelisti, parlano della Pasqua anche i Vangeli apocrifi e gnostici. Più avanti vi parlerò di come ne parlano questi Vangeli apocrifi e gnostici, che vi anticipo che ne parlano al femminile della resurrezione. Poi capirete perché. Sì. Allora, per quanto riguarda i Vangeli, ci sono varie versioni in base ai vari evangelisti, però tutti sono concordi nel dire che passati il sabato, all'alba del giorno primo della settimana, Sì. Maria di Magdala, o Maria Maddalena, si capisce meglio, e Maria di Giacomo, Sì. e poi Salome vanno. E quindi scoprono il sepolcro Sì. vuoto. In merito al sepolcro vuoto, vorrei ricordare una celebre scena di The Passion di Mel Gibson. Alla fine del film si vede benissimo lì, raccontata benissimo la risurrezione, perché si vede la sacra sindone, che piano piano si sgonfia, perché viene meno il corpo di Cristo che è risorto. La Pasqua poi coincide, cosa molto importante, con la fine della Quaresima. E anche qui la Quaresima ha il significato di passaggio a nuova vita. Poi vabbè, ci sono poi nei paesi diversi, tradizioni, poi le uova e cose varie, ne parlerai tu. Va Allora, bene. per concludere, vi voglio dire alcune cose su Maria Maddalena, perché c'è da dire che su questa figura storica ci sono varie dicerie e false notizie, per dirla alla moderna, fake news. Per esempio, nella storia della Chiesa, Maria Maddalena è sempre stata confusa per l'adultera, quella di chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Quindi è Sì. stata spesso confusa con quella figura. Poi è confusa con la prostituta che lava i piedi
a Gesù, e poi spesso viene confusa con Maria, la sorella di Lazzaro. Quindi c'è sempre stato questo equivoco su questa figura. Devo dire che in molte di queste sbagliate interpretazioni ci sono caduto pure io quando ero più giovane, quando non conoscevo bene ancora la storia, perché diciamolo chiaramente, una cosa che io non capisco molto è il fatto per cui mentre negli altri paesi Maria Maddalena è venerata come discepola, cioè, i discepoli, noi in Italia tendiamo a dimenticarle, la Chiesa tende a farcela dimenticare. Però a mio avviso è una delle figure femminili più importanti del Vangelo. Antonio, posso farti una domanda? Sì. Sempre attinente, diciamo, a come tu hai vissuto la Pasqua in questi anni. Perché il Natale lo hai raccontato in una precedente puntata, ma il fatto di vivere la Pasqua sia come bambino, quindi magari metti caso la questione delle uova di Pasqua, non so, la sorpresa, come te l'hanno descritta anche, non so, i tuoi, ma anche come era sentita in parrocchia da te, piuttosto che, non so, anche in famiglia, con i parenti, con gli amici. Tu come hai vissuto la Pasqua? Antonio, dico bambino, non Antonio adulto. Sì, Antonio bambino ha sempre vissuto la Pasqua come soprattutto come uova di Pasqua, no? Però da piccolo ho sempre partecipato a tutti i riti della Settimana Santa, sì. Dalla lavanda dei piedi fino ad arrivare alla Passione, e in più da piccolo facevo il chierichetto, ho fatto due o tre veglie pasquali, sì. nella mia parrocchia erano interminabili, perché si seguiva il rito dei catecumeni, quindi era molto lunga come funziona, ma molto divertente in alcune fasi, come quando veniva cantato Cavalli e Cavalieri, per ricordare l'esodo degli ebrei dall'Egitto. Quella canzone mi è sempre rimasta impressa, sì. nella mia famiglia, ogni tanto la cantiamo per ricordarci i vecchi tempi. Però se si va oggi pure nella mia parrocchia, la funzione è sempre la stessa. Quindi, diciamo, non si è perso il significato, diciamo, tradizionale della Pasqua, e nemmeno, diciamo, il tuo spirito di... La mia famiglia mi faceva sempre vivere i due momenti, quello religioso e quello consumistico. Sì. Poi Pasqua qualche volta è capitato il giorno del mio compleanno, quindi pure per questo alcune volte mi ricordo queste cose passate. Vabbè, immagino, no, ma ci sta. Vabbè, io poi parlerò avanti, diciamo, qualcosa che riguarda anche l'aspetto culinario, diciamo, della Pasqua. Sì. Immagino che poi tu hai ancora qualcosa da dire adesso. Sì. Continuo che poi magari riprendo le domande. Allora io leggervi come il Vangelo apocrifo di Maria descrive la resurrezione. Sì.
Ma essi rimasero tristi e piangevano. Dissero: possiamo andare dai gentili a predicare loro il Vangelo del Figlio dell'uomo? Là non è mai stato dispensato. Dobbiamo dispensarlo proprio noi. S'alzò allora Maria, in questo caso Maria Maddalena, li salutò tutti e disse loro: non piangete, fratelli, non siate malinconici e neppure indecisi. La sua grazia sarà con tutti. Lodiamo piuttosto la sua grandezza, avendoci egli preparato e mandato agli uomini. A queste parole risponde Pietro e dice: sorella, sappiamo che il Salvatore ti amava più delle altre donne. Comunicaci le parole del Signore che tu ricordi, quello che tu conosci. Non noi che non abbiamo neppure udito. Maria risponde: quello che a voi è nascosto, io ve lo comunicherò. Poi risponde Andrea, l'apostolo, che dice: che cosa pensate di quanto lei ha detto? Io almeno non credo che il Salvatore abbia detto questo, queste parole. Quindi anche all'epoca la donna non veniva tanto considerata, creduta. Sì. Poi riguardo a queste cose anche Pietro replicò, interrogandosi a proposito del Salvatore: ha forse egli parlato in segreto a una donna prima che a noi e non invece apertamente? Ci dobbiamo tutti ricredere e ascoltare lei. Forse egli l'ha anteposta a noi. Quindi vedete, anche in questo caso c'è un po' di diffidenza verso Maria Maddalena, perché donna. Questa è una cosa molto importante che si vede molto bene nel film di 2 anni fa, Maria Maddalena. Si intitola proprio così. Poi vabbè, ci sono anche altri Vangeli che apocrifi che dicono che Gesù baciava la Maddalena, ma all'epoca il bacio sulla bocca era come segno di saluto. All'epoca poi non conoscevano i batteri e quindi era il modo normale di salutarsi. Non c'è niente da tipo angeli e demoni o cose del genere. Non c'è niente di cui scandalizzarsi, di leggendario di cui scandalizzarsi. Dan Brown può riposare tranquillo in questo caso. E ora vi leggo per concludere il Vangelo di Giovanni, che è il Vangelo che a mio avviso descrive meglio la risurrezione aspettate che lo trovo. Sì, non c'è problema, tanto abbiamo tempo, tu lo sai, la trasmissione ce la gestiremo noi. Allora, all'inizio di questo passo del Vangelo, alcuni apostoli, tra cui Pietro, naturalmente, corrono
verso il sepolcro. Arrivato al sepolcro, è questo che è quello che succede. E si domandarono: donna, perché piangi? Rispose a loro: perché hanno portato via il mio signore e non so dove l'abbiano messo. Detto questo, si voltò e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era lui. Gesù le domandò: donna, perché piangi? E chi cerchi? Ella, credendo che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai messo e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ella, voltandosi, esclamò in ebraico: Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse: Non trattenere, perché non sono ancora asceso al Padre, ma vada ai miei discepoli e di loro: ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena corse ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e gli aveva detto tali cose. Quindi vedete che anche nel caso dell'Apostolo Giovanni si fa riferimento al fatto che Maria Maddalena è stata la prima a vedere il risorto, non ancora asceso al Padre. Devo dire che questa cosa, questo passo del Vangelo, l'ho scoperto da poco. Che, come ho detto prima, si tende a dimenticare questa parte dei Vangeli. Comunque, vi auguro di nuovo buona Pasqua e spero di avervi raccontato qualcosa di nuovo sulla Pasqua che anche voi non sapevate. E poi saluto anche i vari sacerdoti che ci seguono, che seguono la nostra trasmissione e spero di non aver detto qualcosa che non dovevo dire, ma la storia della Pasqua è anche questa. Non è solo quella che viene raccontata dagli evangelisti, ma ci sono anche altri Vangeli che è bene ogni tanto leggersi perché danno altre sfaccettature della storia di Gesù e soprattutto non dicono niente di male contro Gesù, danno un'altra chiave di lettura della sua gloriosa storia. Per finire vi auguro di mangiare bene a Pasqua, soprattutto mi riferisco alle cuzzupe e agli altri piatti pasquali, soprattutto i piatti dolci. Ma anche quelli salati non sono male, come la pittagina e tutto il resto. E poi vi auguro di trascorrere una buona Pasquetta, come si dice nella nostra religione, lunedì dell'angelo. Bene, Io spero bene. di non ingrassare molto Ancora. in questi 3 giorni. Non lo garantiamo questo, secondo me, sai? È una Non è esatto, professione, perché tu sei un goloso. sì. Bene, bene, ma tu, io ho detto concludo, ma tu non concludi niente, perché comunque fidati che chiacchiereremo ancora fra breve, perché Sì, io, tutto qua oggi. ecco, ti coinvolgo sì,
Ti coinvolgo perché, vabbè, la prima parte che tu hai descritto è quella religiosa, quella, diciamo, cattolica, anche se sei partito dalla Pasqua ebraica. Io invece voglio raccontarti un po' della simbologia dell'uovo di Pasqua, che è il simbolo della vita. Tu pensa che a parte, diciamo, l'uovo cosmico, che è quello che alcune civiltà adoravano e che consideravano l'origine del mondo, ma addirittura negli Egizi, negli Egizi, diciamo, nell'antico Egitto, venivano a simboleggiare proprio l'esempio dell'uovo come simbolo stesso della vita. Ma c'erano anche gli antichi persiani che descrivevano l'uovo come simbolo della vita. Poi siamo arrivati al cristianesimo e al giorno, insomma, di Pasqua. E quindi c'è questo legame tra le uova di Pasqua, che sono insomma quelle che noi oggi ancora mangiamo, ma anche quelle che dicevo prima decoriamo ancora, perché ancora si usa decorare le uova di Pasqua, hanno comunque un simbolo, diciamo, di rigenerazione, un simbolo che è il significato, quello, appunto, quello della vita. E secondo il paganesimo è l'uovo il simbolo della fertilità, quindi dell'eterno ritorno della vita, che poi ogni anno si ripropone. Il dipingere le uova ha un simbolo di buon auspicio, si utilizzava anche non solo esclusivamente, come ti dicevo prima, in Egitto, ma si parla anche di greci, persiani, cinesi. Io addirittura in un mio viaggio che ho fatto in Romania, ecco, in Romania, ho portato un piccolo uovo decorato in maniera particolare, perché anche lì l'uovo è il simbolo della vita. E addirittura tu pensa che durante il Medioevo le uova erano colorate e donate diciamo, proprio nella Pasqua, e nel 1290 sono stati addirittura inclusi nei conti di spesa le centinaia di uova che Edoardo I, sì, Edoardo I, distribuì, insomma, al popolo. Tu parlavi anche della Quaresima. Noi addirittura in qualche puntata fa, anzi, quando è stato? Sì, ho intervistato Gianni Bre An sì, Andrea Bressi dei Giamberiani, che ha parlato del rito della Quaresima, della Coraisima, eppure quello è anche un rito che ultimamente si sta molto riprendendo. Sì, no, ma poi è bello perché, sai, il fatto di riprendere alcune tradizioni fa rivivere anche i vecchi borghi, i paesi, le signore ti raccontano magari di quando costruivano a mano le bambole, appunto, della Coraisima, perché è un pupazzo, è un vero e proprio pupazzo. E quindi, diciamo, c'è questa commistione tra il rito cattolico, comunque religioso, e quello invece, quello pagano, che si poleggia in tutte in tutte, diciamo, gli aspetti del mondo, anche in tutti la vita. Quindi l'uovo comunque è sempre stato identificato come simbolo della vita e della rigenerazione in sé. Ma le uova sono utilizzate anche in cucina. Quindi noi abbiamo, lo hai richiamato tu prima, ma te lo ricordo io ai nostri amici web ascoltatori, le famose cuzzupe calabresi. Le cuzzupe calabresi sono dei dolci che io comunque adesso farò passare in sovrimpressione per farle vedere a chi non le conosce, che sono dei dolci fatti sempre con un uovo dentro, un uovo sodo che comunque si cuoce mentre si cuoce lo stesso dolce. E vorrei consigliare, adesso faccio un po' di pubblicità a una cara amica che si chiama Mirella Pagliaro, che è di Cleto, che ha una rubrica su Giallo Zafferano che si chiama In cucina con Mirre. E proprio in questo periodo lei, attraverso la sua rubrica, ma anche la sua pagina Facebook, fa vedere tutte le ricette calabresi relative alla Pasqua. Sono ricette prevalentemente dolci, ma ci sta una buonissima ricetta che tu l'hai detta prima, che ha vari nomi nelle varie province di Cosenza. Per esempio, a Cosenza, anzi no, scusa, a Scarcelli, la mia suocera, si chiama Pignoloto. A Cleto si chiama Piulato, da te come l'hai chiamato prima, che sarebbe comunque sempre una focaccia, diciamo, dove all'interno si Grazie. a pittachina. Ok, quindi la pitta è sempre la stessa, è come se fosse la forma di un pane. Anche questo lo faccio passare in sovraimpressione, così vi rendete conto. È una specie di pane cotto tradizionalmente nel forno a legna, dove all'interno si metteva il salame, quindi la soppressata, le uova sode.
e tante altre cose. Ed erano quei tipici dolci, quei tipici cibi che si preparavano durante la Pasqua e poi si condividevano, perché la cosa bella, insomma, dei riti diciamo pagani o comunque delle tradizioni, ecco, culinarie delle varie regioni d'Italia, soprattutto del sud, sono quelle di condividere le cuzzupe con, che ne so, con gli amici, con gli ospiti. Nella mia famiglia un'altra tradizione, quando ero piccolo, era quella delle cuzzupe. Ecco, che mia zia o mia nonna impastavano il giovedì santo, la sera del giovedì santo, poi lievitavano, sì, e lievitavano fino al sabato mattina, quando poi venivano informati. La particolarità era questa: quando impastava sì, le cuzzupe mia zia, sì. la lievitazione avveniva subito, mentre invece mia nonna, che è golosa come me, ci metteva talmente tanto zucchero, certe volte la informavamo pure a Pasqua, perché addirittura. come si sa, se ci mette più zucchero metti e meno lievita. Ora la mia famiglia non ha più questa tradizione, però c'è da dire che mia mamma le prepara anche al di fuori della Pasqua, che sono molto buone pure per fare colazione. Assolutamente. La variante moderna con la Nutella, che è quella che io preferisco. E poi c'è la tradizione che ancora mia madre rispetta, che è quella di fare la pittagina il sabato santo, la mattina, per poi mangiarla a pranzo, la sera, bella. Festeggiare la resurrezione, e devo dire che poi è bella da mangiare, soprattutto dopo il digiuno del Venerdì Santo. Ma perché tu fai il digiuno il Venerdì Santo? Ho evito un pasto di solito, quando il mercoledì del decennio e il Venerdì Santo evito. O il pranzo, la cena, e se faccio il pranzo mangio, o la cena mangio pastina, o qualcosa di più leggero, sì. Bene, bene, bene. Insomma, dai, come? Venerdì Santo sarà il mio compleanno, quindi festeggerò poi i giorni dopo. O a Pasqua, no, tutto. Tu non aspetti altro che festeggiare dolci, soprattutto per mangiare, perché, ripeto, sappiamo che sei un goloso. Ma a Pasqua, adesso lo stavi spiegando, anche a casa tua, quindi ci sono molte tradizioni, sono tradizioni che comunque penso che si condividono anche con i parenti, cioè anche quando eri bambino capitava che qualcuno arrivava a casa e poi magari tua mamma gli faceva il pacchettino, gli diceva adesso queste cuzzupe te le porti, oppure adesso ti porti questo pezzo di, come si chiama, che mi dimentico sempre, di pittagina. pittagina, pittagina, cioè Poi ci sono pure sono i guarda. fragoni, che E i sono fraguni, sì, bravo, ci sono i fraguni. sì. I fraguni, ok, facciamo passare in sovraimpressione anche i fraguni, così tutti i nostri amici web ascoltatori si delizieranno delle bellezze, insomma, calabresi, ma soprattutto nel periodo di Pasqua. Ma senti, un'altra cosa che ti volevo domandare. Ok, tu vai in chiesa, ti segui i riti della Pasqua, poi mangi. Ma hai, per esempio, non so, degli amici o delle amiche che sanno cucinare, non so, ti hanno anche coinvolto qualche volta, non so, in cucina, ti hanno detto: guarda, ma perché non sperimentiamo qualche ricetta? Ci fai da assaggiatore, visto che tu sei, insomma, una buona forchetta. Ti è capitato? No, no, sono un tradizionalista, Sei un tradizionista. nell'arte culinaria.
Però potremmo stimolare le nostre amici web ascoltatrici di venire a casa tua e a proporti delle ricette da sperimentare, magari Certo, non so, devi fare la test. Quindi è così. Quindi lancerei adesso un piccolo non sondaggio, ma diciamo una piccola proposta. Siccome Antonio ha una buona forchetta, siccome è periodo di Pasqua, ma anche dopo Pasqua sono ben accette, se qualche brava ragazza volesse come dire, cucinare ad Antonio un piatto tipico calabrese per vedere se effettivamente il piatto tipico calabrese è realmente accettato e calabrese. Siamo disponibili ad accettare Fraguni, ripeti, com'è che si chiama? La Tagina col sugo. pizzatina, ok? Dopodiché, Allora, pensa che la pizzatina, pure, sì, esatto. Quindi fateci questo bel regalo, andate a casa di Antonio e fategli assaggiare qualche cosa di tipico calabrese. Magari anche da qualche altra provincia, perché Antonio abita a Lamezia, a Nicastro, magari si chiamano in un'altra maniera, tipo che ne so, una cosentina, ecco, una ragazza di Cosenza, pure per provare, non lo so, la cucina cosentina. Tu devi assaggiare anche le altre sì. province, se Sono no ti limiti. disponibile. Sei Mi disponibile. tratta di mangiare. Si tratta di mangiare, ti fai imboccare. Cioè, scusa, trovami una persona che ti imbocca, scusa, una bella ragazza, qualche bella ragazza, non è in questo momento un'agenzia matrimoniale, però stiamo dicendo che Antonio magari vorrebbe assaggiare qualche dolce o qualche anche, non so, pietanza tipica di qualche altra provincia, non so, fate qualche paesino di Catanzaro, provincia di Vibo. Noi siamo aperti a tutto e io penso che il cibo unisce il mondo. Questa è la cosa bella, assaggiare cibi di culture diverse, di province diverse e paesi diversi. Sei d'accordo? Certo, sono d'accordissimo. D'accordissimo. Senti, a questo punto io vorrei fare anche qualche altra, non dico qualche altra precisazione sulla Pasqua, perché l'uovo è sempre stato, ripeto, qualcosa di molto utilizzato. Ma tu pensa che Edoardo I d'Inghilterra, che era comunque un uomo, ecco, un uomo abbastanza ricco, diciamo così, pensa che aveva fatto una spesa per 450 uova rivestite d'oro, e ovviamente lui le ha regalate a persone di un certo livello, regalate insomma come regalo di Pasqua. Quindi anche diciamo le uova si regalavano, ma uova fatte bene. Oppure addirittura ci sono le uova più famose del maestro orafo Peter Carl Fabergé, che sono le famose uova Fabergé, che sono quelle famosissime. Non mi dire che ne possiedi una. No, Ecco, se qualcuno ti vuole regalare un uovo Fabergé, fatelo regalare, che ci compriamo qualche attrezzatura nuova, come dicevamo l'altra volta, gli ausili nuovi fatti bene. guardami, cioè, me lo firmo quasi amici, l'assistente Sì. lo ruba al disabile, un uovo di Fabergé, Sì. per fortuna glielo restituisce. Vabbè, è un bel valore. Oh, tu pensi che queste sono uova del 1883? Cioè, sono uova abbastanza datate, nel senso che comunque hanno un valore. Poi, altra cosa che, per esempio, possiamo dire ai nostri amici web ascoltatori che magari non sanno, che addirittura i persiani festeggiavano l'arrivo della primavera con lo scambio di uova di gallina. Quindi l'uovo comunque è sempre stato rappresentato come qualcosa di positivo. In Occidente addirittura questa usanza risale al 1176, quando addirittura il capo dell'abbazia di Saint Germain donò a Luigi VII proprio delle uova in gran quantità per fargli vedere che erano i prodotti della terra, le galline. Insomma, avevano questa facoltà, insomma, quindi giustamente lui regalava le uova. E l'uovo, quindi, dicevamo, è appunto il simbolo della vita e della fecondità, perché mo ci vuole la battuta chi è nato prima l'uovo o la gallina, ma no, io penso prima all'uovo, ma nemmeno la gallina. Però in generale l'uovo è il simbolo proprio di qualcosa di positivo, non tanto perché non sai cosa c'è dentro, quindi potrebbe essere una sorpresa, quindi è positivo, ma perché comunque dall'uovo nasce la vita. In più, se vogliamo fare anche qualche come dire, richiamo medico in medicina,
Io ho scoperto che addirittura di recente le uova, mangiare diciamo almeno uno o due uova al giorno, nemmeno prima dicevano che facevano male, invece diciamo contrasta la degenerazione della retina per eventuali insomma danni alla retina, l'uovo. Quindi mangiare uova non è vero perché contengono il colesterolo buono e fa bene. Quindi mangiate uova ovviamente di gallina allevate a terra, non allevati in batteria, quindi possibilmente cercate di comprare anche uova a chilometro zero, che non è mai male, magari anche dal contadino. Io addirittura, sai cosa? No, forse l'abbiamo detto in un'altra puntata, sta cosa, che c'è stato un comune virtuoso che, a proposito di uova, dava in gestione una o due galline alle famiglie che se lo potevano permettere, e che ne so, se le galline facevano due uova al giorno, un uovo veniva dato alla mensa della scuola e un altro lo si teneva, diciamo, in famiglia e si faceva per ridimensionare, diminuire i rifiuti organici di produzione, insomma, domestica. Quindi l'uovo è una soluzione a tante cose. L'uovo costa anche poco e quindi alla fine ci si mangia con le uova, si ci fa una frittata. Io stasera, per esempio, mi faccio una bella frittata, giusto perché siamo in tema. Sono un amante della frittata con la cipolla, quindi ho la frittata con le verdure, quindi le uova ci sono sempre. Vedi, alla fine della Pasqua finiamo alle uova quotidiane. Senti, e te piacciono le uova da mangiare? Le uova, diciamo, uova di gallina, ecco. Soprattutto la frittata, sì. Tuo padre, vabbè, tuo padre sappiamo che il caro Pino Saffioti coltiva, quindi voi avete pure le fragole di recente, sbaglio. No. Voi Sì. coltivate, vi mancano solo le galline. Le galline ve le potreste fare prima o poi, dico, fare, non lo so, un piccolo pollaio dove allevare delle galline e farvi delle uova di produzione Pino Saffioti e Antonio Saffioti. Ci può stare, ci può stare. E senti, dai, Antonio caro, allora io a questo punto, se tu non hai nulla da aggiungere, essendo che questa è diciamo, la puntata che precede la Pasqua, e anche la Pasquetta l'hai detto tu, lo hai augurato a tutti i nostri amici web ascoltatori di passare una Pasqua serena e anche una Pasquetta serena, sperando che non piova come sempre a Pasquetta e che ci sia tempo buono. Tu vuoi aggiungere qualcos'altro? No, niente, solo tanti auguri a tutti, non mangiate troppo cioccolato. Bene, bene, non mangiate troppa cioccolata. Io vi auguro ovviamente una buona Pasqua, una buona Pasquetta, sia che siate cattolici che non lo siate. In ogni caso, l'uovo di per sé è un simbolo molto bello. E quindi nulla, Riccardo Cristiano, Antonio Saffioti vi salutano da questa altra bella puntata di Chi ci capisce noi due bravo, e vi diamo appuntamento alla prossima, ma non vi svegliamo nulla perché deve essere sempre una sorpresa, proprio come nell'uovo di Pasqua. Quindi ciao a tutti e alla prossima! Ciao!